Buongiorno ragazzi e ragazze. La faccetta di oggi l'ho voluta chiamare una faccetta nature, non perché sia un effetto particolarmente naturale, perché gli occhi, come vedete, sono abbastanza messi in risalto, ma perché ho utilizzato esclusivamente make-up che definiremmo naturale, bio, eco-bio, eccetera, eccetera. Ad esempio, di Avril ho utilizzato correttore e terra abbronzante, ho il Blush Garden di Neve Makeup, questo è il Monday. Poi ho la Cipria e il mascara di Puro Bio, ecco Cipria indissolubile e mascara impeccabile, mascara allungante e incurvante di Puro Bio. Poi che cos'altro abbiamo? Gli ombretti di Alchemilla, non so se ve li avevo già fatti vedere in questa carrellata, e l'eyeliner, eyeliner sempre di Avril. Eccolo qui, nonché primer Puro Bio. Insomma, ho voluto utilizzare tutti i prodotti matita sopracciglia e Nabla. Ho voluto utilizzare tutti i prodotti che arrivano da praticamente da Sogno Bio, nel senso che a parte la matita di Nabla che io ho acquistato da Melissa, tutti gli altri prodotti mi sono stati regalati a Genova quando sono andata, che ho scelto i due ombretti Alchemilla e la Cipria, se non sbaglio, indissolubile, e altre cose con vari ordini di Sogno Bio, quindi ecco lì trovate tutto. Mi è venuto in mente di fare questo video proprio perché sono arrivata ad avere abbastanza prodotti naturali, bio, diciamo, da poter farci un make-up completo. Vi lascio alla faccetta. Ho messo solo burro cacao sulle labbra perché stavo in giro tutto il giorno e quindi così almeno non devo pensare al rossetto, e poi perché non ho gloss naturali, dobbiamo subito recuperare questa cosa. È arrivato anche Harry. Noi ci vediamo al prossimo video, vi lascio la faccetta come dicevo prima. Un saluto a tutti, ciao! Buondì! Allora, iniziamo subito con l'applicare, ambulanza, con l'applicare questo correttore che si chiama Avril Lanti Cerne Certifié Bio. Eccolo qua, il colore che ho io è il nude. Allora, mentre metto questo correttore vi racconto un po' di cose. Allora, non è la prima volta che utilizzo questo correttore, l'ho già messo 2 giorni. E ho pensato a una cosa un po'... no, non è innovativa assolutamente. Però, come spiegare? Volevo provare questa cosa, utilizzare il correttore su tutta la parte del viso che ha i rossori, perché mi piace molto questo tipo di formato, mi piace l'idea di potermelo portare in giro, tipo in trasferta che lunedì parto, quindi ho pensato, ed era una cosa che avevo visto anni fa, forse un paio d'anni fa, nel viso della mitica Lisa Elridge, che lei diceva non per forza il fondotinta va messo in tutte le parti del viso, voi lo potete mettere anche solo al centro, poi con il resto gestirvela con la cipria. Ho pensato di fare una cosa del genere con questo correttore, per dare al viso un aspetto assolutamente naturale. Certo è, ho provato a fare questa operazione sia con questo correttore di Avril che con il Pro Longwear di MAC, e il risultato è assolutamente diverso, nel senso che mentre con questo correttore si ha un effetto del tutto iper super naturale sul viso, che può anche piacere, vuol dire non per forza vogliamo sempre una copertura totale di tutto, insomma se si vede ogni tanto la pelle non fa niente. Con il Pro Longwear di MAC l'effetto è veramente diversissimo, è risultato tutto molto più meno naturale, più da sera, ecco. Quindi continuo questa operazione, ne metto poco per volta a coprire i rossori e le occhiaie. In linea con quello che vi ho appena detto, non metto il fondotinta oggi, ma metto direttamente la cipria. Nel frattempo vi racconto una cosa. In diversi mi avete chiesto che cos'ha la mia pelle ultimamente, perché non sta particolarmente bene. Allora, vi dico alcune cose. Cioè, la pelle riflette direttamente quello che abbiamo dentro, no? È un periodo per me molto stressante a lavoro. Per me febbraio è il periodo, febbraio-settembre forse, sono i periodi più pesanti dell'anno, perché abbiamo una grossa convention che organizzo io, quindi sento molta responsabilità in questo periodo e poi succedono sempre mille casini. E quindi ovviamente il mio essere nervosa si rispecchia anche sulla pelle. Però vi dico un'altra cosa, personalmente mi disturba meno una pelle con brufoli e imperfezioni che si vedono e che ci sono, che non dei brufoli coperti male. Cioè mi disturba meno vedere questa cosa qui sul mio viso che non tentare per forza di coprire le imperfezioni
magari con mascheroni, evidenziandoli ancora di più. Quindi ecco, sì, la pelle in questo periodo non sta bene. Non pretendiamo da noi stesse la perfezione sempre, nel senso, non andiamo in crisi per due brufoli, e quindi bon, ci sono e pace, chi se ne frega, mi tengo molto leggera, e anche se si vedono non fa niente. Proseguiamo adesso con sopracciglia, che andrò a definire con Mercury Brow Divine di Nabla, e andiamo a mettere un po' di primer base occhi uniformante di Puro Bio sulla palpebra, anzi sulle palpebre. Mentre si asciuga il primer, andiamo a mettere la terra Avril, la poudre certifiée bio, la mia è nel colore ambré, e una terra non glitterata, però lievemente iridescente, quindi non andiamo a fare nessun tipo di contouring, la utilizziamo solo per scurire un po' il visetto, la faccina. Occhi, e insieme agli occhi abbiamo la nostra mitica centrifuga della lavatrice, quindi parlo un po' più forte. Allora, su tutta la palpebra vado a stendere questo colore di Alchemilla, se non sbaglio, sì, che si chiama Topazio Imperiale, e per sfumare nella piega dell'occhio utilizzo quest'altro colore di Alchemilla, metti a fuoco, che si chiama Mucaite. Allora, il marrone è bello, ma il rame è stupendissimo, cioè vi faccio vedere appena appoggiato il polpastrello sulla cialdina, stupendo, veramente stupendo, endo. Quindi questo colore, soprattutto, cioè il marrone è bello, per carità, però quello che mi ha stupito di più è il rame, il copper. Adesso continuo con l'eyeliner Certifié Bio di Avril e poi vado a mettere il mascara Puro Bio e dopo vi dico anche due parole. Devo prenderci un po' la mano, non sono stata precisissima onestamente, però l'eyeliner mi piace perché ha una puntina, un pennellino sottilissimo, cioè il tratto è veramente sottilissimissimissimissimissimo, che se voi siete bravi a mettere l'eyeliner verrà fuori una bella cosa. Io l'ho utilizzato adesso per la prima volta e onestamente non sono stata precisissima. Passo adesso al mascara. Allora, mascara Puro Bio sì o no? Il mascara non è malaccio, però devo dire delle cose. È difficilmente stratificabile, cioè non si riesce a fare più di magari un paio di passate, perché guardate che fa tutti gli accumulini. Non è brutto come effetto, assolutamente, però è comunque un mascara naturale, eccetera, eccetera. Un po' si sgretola durante il giorno e niente, questa è l'unica cosa che a me non piace. Ovvero, a me piace fare tante passate col mascara, no? Pettino prima da un lato, poi dall'altro, sto lì, incurvo. Questo ha una consistenza un po' secchina, cioè si asciuga subito mentre lo stendete, quindi non dà modo di fare più passate, e in più si sgretola un po'. Questi sono i due no del mascara, per il resto non è assolutamente un brutto prodotto. Mettiamo un po' di blush, io ho i Rose Garden, questi che ha fatto uscire da poco Neve Makeup. Il colore che ho io è il Monday, se non sbaglio, Monday Rose. Lo vado ad applicare, ora, gli altri giorni che l'ho provato, l'ho applicato con le dita, e il risultato è stato... No, adesso questo pennello non va bene. Il risultato è stato discreto, devo dire. Questo colore è abbastanza modulabile, quindi per questo mi piace. Non ho trovato una grande durata, onestamente. Però devo dirvi che l'ho utilizzato forse due volte, quindi non sono ancora proprio in grado di dare un'opinione. Diciamo che lo continuerò. Niente, devo passare al dito perché è troppo... che non pesca, cioè ho preso io il pennello sbagliato, non è colpa del blush. Lo continuerò ad utilizzare... e poi vi farò una recensione più approfondita. Io con i blush in crema ho normalmente un po' di problemi perché si incastrano nei miei nei, quindi questo è un po' il problema. Ecco il blush. Non ho gloss a mia memoria, naturali, diciamo, e visto che non ho gli occhi pesantissimi, però comunque... starò in giro tutto il pomeriggio oggi, esco a luna e non so bene quando tornerò, quindi mi fa comodo l'idea di avere solo un burro cacao sulle labbra, quindi ecco, sto mettendo quello di Alchemilla, non perché questo video
addolcilabbro a cioccolato bianco, non perché questo video sia sponsorizzato da Alchemilla, ma perché Sogno Bio dava in questo periodo un addolcilabbro in omaggio con ogni ordine. Quindi questo è il make up della giornata finito, bello nel senso che mi piace come ho messo l'eyeliner perché mi sembra allunghi l'occhio, il mascara fa comunque un bel effetto, l'ombretto topazio è stupendo, il viso tutto sommato pur non avendo messo fondotinta mi sembra che stia bene, quindi ecco io sono pronta per la giornata. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questa faccetta vi sia piaciuta, un bacetto a tutte e a tutti!